Chiedono se ci racconti un aneddoto per il tornio. No, il tornio non me l'hanno mai fatto usare, perché a quel punto, perché ero alfabetizzato informaticamente, quindi potevo usare la fresa controllo numerico che ha dentro delle componenti. Sono macchine multifunzione che contengono anche un ottimo tornio di una precisione incredibile. Di chi parli, scusami? Una della fresa controllo numerico. Ma perché ce l'hai? No, ce l'avevano in... Perché te l'ha a casa una fresa controllo numerico? Sono bellissimi, sono macchinari incredibili. Però quelli a controllo numerico sono quelli che programmi? Che non sì, usi ma la che manualmente. No, infatti tu devi solo mettere il pezzo nella morsa. Il mio lavoro era dopo che avevo bucato tutto storto. Mi hanno detto passa la fresa a controllo numerico. Che devi solo. Io aprivo la fresa, mettevo il pezzo, lo fermavo. Non lo potevi mettere male? Beh, è quasi impossibile. Cioè, quasi. Penso che non parta, magari. E dopo chiudevo uno sportello e spingevo play. E ci riuscivi, anche sì, così ti hanno detto. Ma alla fine, sai cos'è stata la cosa comunque bella? Comunque confermo che questa è la storia romanzata di Alessio, non è la realtà. Ma sai cos'è la cosa bella? Sì, sentiamo. Che dopo io sono passato alla costruzione, cioè loro mi hanno portato un semilavorato di metallo, ok? Era di alluminio. Era semilavorato era perché? Semilavorato perché cioè, erano tipo... già barre di alluminio, quindi non è appena... Non era pellicola. Appena fuso, non so neanche non come era tipo preso da... Dalla, non dalla penso roccia. Che l'alluminio si prenda dalla roccia. Secondo me sì. Beh, una lega, penso che la facciano. Comunque era... Nasce però da rocce. Non credo, è un metallo, quindi un metallo non è una roccia. Non viene... fondono le rocce. La polvere di roccia. La polvere... Dai, ti prego. E beh, era queste barre di alluminio che io portavo. Descrivi queste barre di alluminio, erano lunghe, avevano sezione parallelepipeda. Sezione quadrata quasi, okay. Non me lo ricordo di preciso, abbastanza lunghe. Quindi due dovuto... metri? Sì, ce la potevi portare più lunghe di spalla? Sì, perché era alluminio, era vuota dentro era pieno? No, pieno, okay. Però relativamente leggero rispetto a quello che se fosse stato di ferro. Comunque difficile da tirare su, però. E dopo l'ho passato... a una macchina che lo tagliava in cubetti. Cioè, ti dicono tutti che non è una lega. È un non elemento, è una lega, è un elemento. Infatti, sono la tavola periodica. Per cui, come dico io, si prende dalle rocce. Hai ragione. Veramente, ragazzi, è di un'ignoranza, Alessio. Io non so, io infatti faccio finta di nulla. Si prende dalle rocce. Beh. Famosissima lega di alluminio. Scusate, che schifo che fai. Io questa, mi raccomando, clippatela per quando diventerà senatore a vita. Perché, esatto, questo mi vergogno. Scusate, mi avete ragione. Poi, dimmi. Beh, comunque. Che fai cagare, insistevo pure sulle rocce. Però neanche sei convinto, perché sì, ti fidi si prende troppo, dalle rocce. Ti fidi troppo. No, perché non voglio insistere, perché sei così convinto non voglio farti fare figura di merda più di quella che hai già fatto dicendo con la lega. No, però sei convinto quando dici le cose. A me piace imparare. Poi insomma, dopo questa lega di alluminio separata in blocchi, dopo partendo dai blocchi con diverse lavorazioni di fresa, di tornio che non facevi te con la macchina, comunque le ho portate. Le facevi te. Dipende dalla macchina, cioè c'erano delle macchine dove dovevo operare di più, delle altre che erano completamente automatiche. Sono passato appunto da queste lunghe di alluminio. Di lega o alluminio puro? Quello leggero è l'alluminio, no? Sì, quello che ci fanno anche le lattine. Però penso che sia quello, esatto. Sì. Perché alla fine ho scoperto, partendo da questo, però io non sapevo esattamente che cosa sarebbe saltato fuori. Che bello, quindi tu hai lavorato per anni e poi hai scoperto quello che facevi, che era un'arma. Per un mese. Proiettili. Erano i silenziatori dei Kalashnikov. Esatto, hai scoperto. E lui mi ha detto, tieniti 300 euro, torna quando vuoi. Non lo dire nessuno. Che facevamo i silenziatori. No, erano questi, sono... Nelle sedie a rotelle era l'alveo in cui viene inserita la sfera rotante. Ma perché ridi? Perché ridi? Hai presente la sedia? La sedia a rotelle, intendo quelle da ufficio. Era l'ovulo in cui viene alloggiato. Sedia a rotelle, signor. Infatti non mi suonava bene come si chiamano. Ma perché ridi? Ma perché mi racconti te con le palle di alluminio che alla fine fai le sedie a rotelle? Cioè sembra una strozzata del mondo. Cioè non è una cosa normale che le sedie a rotelle. Come si chiamano le sedie d'ufficio? Le sedie non hanno un nome. Le sedie la con cipolla, le rotelle. La cipolla viene alloggiata la rotella. E io ho visto da zero arrivare a questo livello di perfezione ed era meraviglioso. Ci credo, stavo ci credo. Per le ma pensa se fossero state sedie a rotelle ancora, che sarebbe stato ancora meglio. Perché aveva anche quella
Ma puoi dire che passi dalle pane all'umidità alle sedie a rotelle? Ma posso rimanere serio? No, ah, cioè, ok, tu mi racconti una storia di vita dall'alluminio, una cosa incredibile. Ho scoperto che costruivo le sedie a rotelle. Come puoi pensare che io possa rimanere serio? Scusa, però, eh? Cioè, io non so se sei normale. Boh, vabbè, non sei normale, Comunque è stata vabbè. un'esperienza meravigliosa. Consiglio a tutti, voi siete ormai troppo grandi, ma anche se siete abbastanza piccoli, andate a lavorare anche da McDonald's, imparate il lavoro, inteso come fastidio del lavoro, perché questo vi spingerà, come me, a cercarvi un lavoro in cui non farete un cazzo. Ah, Se invece ok. non sapete quanto rompe il cazzo il lavoro, un giorno vi troverete a lavorare davvero. A posto.